Allora, come vedete ci sono tutte le nostre colleghe per una disdetta senza motivazioni con un contratto che ha una scadenza del 2023 e purtroppo a sorpresa dopo un incontro reparto per reparto da parte del direttore nel mese di settembre, che aveva comunicato a ragazze che grazie per quello che fate e comunque abbiamo finalmente firmato il capitolato e l'accordo che andiamo avanti fino al 2023, state tranquilli che il lavoro va avanti. E dopo nella fine di novembre, inizio dicembre, purtroppo una sorpresa di una lettera di disdetta, ripeto, senza motivazione. Noi non moriamo, andiamo avanti fino a quando vedere qualche passo indietro. A novembre anche i sindacati ci avevano assicurato che il contratto era stato firmato fino al 2023. Poi dopo le feste, i primi di gennaio, ci è arrivata la bomba, senza nessuna comunicazione ufficiale da parte neanche della cooperativa, ma neanche dell'ente, quindi hanno deciso tutto sulle nostre spalle. Il problema è che è vero che la nuova cooperativa per legge deve assumere tutti, ma noi siamo molto incerti per il futuro, sia per il posto di lavoro sia per il mantenimento delle condizioni di lavoro. È una vergogna che dopo 31 anni di servizio, mai contestati, sempre tutto bene, oggi senza nessun preavviso, o il preavviso di pochi giorni ci vogliono mandare via. Soprattutto senza nessuna giustificazione. La cosa che più fa male è questa. Se avessero contestato nel tempo potevamo dire abbiamo sbagliato. Non ce l'hanno mai fatto e oggi quello che tu vedi alle mie spalle è il risultato. Ma la cooperativa non cede, eh? Queste persone qui non vogliono cambiare proprietà. Speriamo che qualcuno ci segua.